Ok, allora questo video un po' in stile dark, quindi quest'oggi c'è uno sfondo dark, vediamo se riesco a illuminarlo un po'. Parliamo del perché ci si innamora, cioè se faccio così mi vedete tipo ecco, con l'illuminazione un po' più figa, un po' più suave. Allora, il motivo che ti porta a vediamo se faccio questa cosa, il motivo che ti porta a voler, diciamo, ad innamorarti. Ricade tra virgolette in che cosa? Ricade in una spiegazione biologica, cioè una spiegazione che ti fa capire che quella cosa che stai per fare, quindi quel sentimento, quella sensazione di amore, scusate, ho tolto il flash ma accecava, quella sensazione d'amore che ti serve all'interno della relazione è una sensazione che è necessaria per far preservare la specie. Basta. Cioè, il motivo per cui tu ti innamori è perché ci serve. A noi umani ci serve. Quando tu entri all'interno di un rapporto sentimentale e quindi cominci a dilettarti tra emozioni e stronzate varie, a noi umani serve a noi umani perché? Perché se non ci fosse l'amore, in teoria ci sarebbe una diminuzione delle chance di sopravvivenza della specie. Sono convinto di questo perché se appunto non ci fosse, in caso non ci fosse l'amore, quello che accadrebbe è che la prole, quindi il figlio, eccetera, non avrebbe l'assicurazione della parte paterna per sopravvivere, ma avrebbe soltanto quella materna. E in questo caso, appunto, un essere umano, quindi un cucciolo di umano, eccetera, all'interno di un contesto di sopravvivenza difficile, non avendo questa parte fondamentale, quindi uno dei due baluardi appunto della famiglia, ovvero la parte maschile o la parte femminile, non avendo uno dei due, rischierebbe cioè di morire diciamo prima di procreare. E quindi il maschio che abbandona la donna che abbandona il maschio, crea una condizione di scarsità e di minori chance di sopravvivenza di un essere umano. Quindi, di conseguenza, Madre Natura ci ha preimpostato dirottati verso l'amore. Cioè, questa cosa significa che tu cerchi e vai alla ricerca del sentimento d'amore per soddisfare appunto determinate sensazioni fisiche e determinate reazioni chimiche che poi avvengono all'interno del tuo corpo, per far sì che tu rimanga con quella persona tempo necessario per far sì che una prole, quindi un essere umano, arrivi, tra virgolette, a quella capacità di essere autosufficiente. Ergo, in un contesto selvaggio, che è quello per cui i nostri corpi sono ancora adattati, in un contesto selvaggio, tu, in qualità di essere umano, che abbandoni la donna, e quindi l'uomo che abbandona la donna, che non è innamorato più della donna, se ne va fuori dal nucleo familiare, e così facendo rischia di decrementare la chance che il figlio sopravviva. Uguale per una donna. Quindi il perché ci innamoriamo è perché l'amore stesso, teoricamente, all'interno di un contesto naturale, che non è quello il contesto attuale, ma è il contesto per il quale noi uomini a livello biologico siamo ancora programmati, è perché l'amore, quindi quell'illusione, quel sentimento che non so se è un'illusione, però comunque è una sensazione che poi provi tu dentro una reazione chimica, serve per aumentare la chance che sopravviva la prole. E chiaramente questo si riperpetua, cioè nel senso se tu fai ragionamento logico, questa applicazione funziona anche al giorno d'oggi, perché un figlio senza una madre o un figlio senza un padre sicuramente avrà delle difficoltà diverse, forse maggiori in chance
in statistica, credo, rispetto a un bambino che non ha questo tipo di problemi, quindi ha due persone, due figure che lo supportano. Perché? Perché magari la famosa ragazza madre che appunto non ha una parte di supporto anche economico, lavorativo, fisico, maschile, e viceversa, viceversa, in caso una donna lascia un uomo si ritrova con la prole, in caso fosse affidata, che appunto non è supportata dalla parte femminile, mancherà tutto l'affetto femminile, mancherà tutta la parte femminile, e chiaramente quest'uomo si ritrova poi da solo a dover affrontare delle situazioni di difficoltà che appunto se avesse affrontato con una partner e quindi in due si sarebbero ovviamente splittate le difficoltà stesse, la difficoltà per superare questi ostacoli sarebbe stata minore perché appunto in due dovrebbe essere più facile in teoria. Quindi questo è il motivo per cui ci innamoriamo, sentiamo questa sensazione, questo rilascio di sostanze. Questo rilascio di dopamina iniziale, quando c'è l'inizio, quindi il piacere, crea una dipendenza, e poi di ossitocina, post, ovviamente, quando incomincia la relazione, quando si inizia a intravedere una relazione a lungo termine, quindi parliamo di ossitocina, e quindi tutta questa serie di sostanze che il nostro corpo produce servono per l'appunto a fare che cosa? Servono a rilasciare questa. Servono a rilasciare queste sensazioni che proviamo, che di conseguenza ci aiutano, no? Ci aiutano a selezionare il partner e a metterci con il partner che abbiamo selezionato per un lasso di tempo che sia necessario a far sopravvivere la prole. Dopo quel lasso di tempo è molto difficile che comunque si protragga l'amore.